Buonasera a tutti amici di Player Inside, bentornati alla consueta top olista del martedì. Di che cosa parliamo oggi, Maidna? Parliamo di cose fatte male nei videogiochi, tanto che le odiamo. Però non sarà una top generica, cioè che ne so, odiamo i livelli d'acqua nei videogiochi. No, parleremo di gioco per gioco, cioè le cose che ci sono piaciute meno per ogni gioco che citeremo. Esatto, cominciamo subito. Partiamo con Kingdom Hearts. Tutta la serie ha un elemento che non ci è mai piaciuto, ovvero la gummiship. O gummiship, quello che è, insomma, quello schifo di navicella che dovete usare per spostarvi, no? Da un mondo all'altro. Ora magari voi mi direte, no, guarda, Player Inside, noi siamo fan, tant'è vero che abbiamo tutti noi che stiamo commentando un canale gummishipfans.com, così senza... Ma non lo metto in dubbio, cioè queste caratteristiche che stiamo citando, magari avranno anche tanti fan, però noi veramente non le abbiamo apprezzate. Ecco, è una cosa... Ah, questa ci siamo dimenticati di dire, mannaggia, è una top olista parecchio soggettiva, cioè sono cose che non sono piaciute a noi nei videogiochi, degli elementi particolari che non sono piaciuti a noi, oppure delle meccaniche di gameplay. La gummiship, diciamo che rientra in entrambe queste cose, è una meccanica di gameplay che non ci piace, è un elemento che non ci fa impazzire, un'astronave che è sempre fatta con i Lego. Sì, ma poi tra l'altro non trovo nemmeno divertente il gameplay in sé, cioè proprio l'attraversamento dello spazio, cioè vorrei skipparlo più che volentieri. D'altro canto però, spezziamo una lancia in favore di Kingdom Hearts, non costituisce la stragrande maggioranza del gioco, è soltanto una parentesi. Meno male. Una parentesi che però mi ricordo fastidiosamente, soprattutto nel primo Kingdom Hearts, che mi aveva fatto fare wow come gioco, però c'era questa gummiship, è la balena di Pinocchio, che però non includeremo in questa lista perché ne abbiamo già parlato tante volte, che veramente mi avevano fatto cadere le balle a terra. Io passerei a FIFA e quindi passerei la parola a te, Raiden. Potevi approfittare, l'hai buttata via così. Cioè? Potevi dire, potevo passare la palla a Raiden. Palla a Raiden. Rifacciamo. Raiden, vai. Cosa hanno come caratteristica in comune tutti i giochi di calcio ultimamente, cioè tutti e due i giochi di calcio ultimamente? Il fatto che nel gioco si prendono troppi pali attraverso, in particolare in FIFA. In FIFA certe volte, ragazzi, i pali che si prendono soli davanti alla porta o soli davanti al portiere sono improbabili. E questo l'hanno fatto in EA, l'hanno fatto per rendere più realistico il tutto, ma hanno reso in realtà la cosa irrealistica. Sì, perché normalmente non si prendono tutti sti pali, cioè nella ma realtà. Ma è molto più difficile prendere il palo che buttarla fuori oppure buttarla dentro. Così come sempre in FIFA, ti dico anche Midna, i portieri. Ok, in generale l'intelligenza artificiale dei portieri non è straordinaria in FIFA, ma quando mi lasciano scorrere la palla che è palesemente in calcio d'angolo, perché... Se io ti dico esci col triangolo, tra l'altro, o con Y sul controller di Xbox, perché non mi esce a prendere la palla? L'ha toccata il tuo difensore! Ho adorato follemente Yakuza 0, però c'è una cosa che non mi è piaciuta per niente. Lo so, magari tanti di voi invece l'avranno apprezzata, ma io no, era un incubo. Parlo di Mr. Shakedown, che poi si chiama Mr. Shakedown, ma sono quattro. Però sono tutti Mr. Shakedown. Sì. Sono questi omoni, per chi non lo sapesse, che girano per la città. Se vi vedono vi danno botte, ma non è solo questo il problema. Sono fortissimi e se perdete, cosa molto probabile soprattutto nelle fasi iniziali di gioco, vi rubano tutti i soldi. Sì. E i soldi in Yakuza 0 sono fondamentali perché vi servono anche per sbloccare le abilità e per potenziarvi. Vero, perché ogni volta i vari Yakuza, Ryoga, Gotoku hanno un sistema di abilità diverso. Praticamente hanno sperimentato un sistema di abilità di accrescimento delle stesse. Esatto. In Yakuza 0 si acquisiscono abilità spendendo soldi. Quindi in particolare questo è come se vi risucchiassero i punti abilità. Sì, infatti no, ormai era soldi. Diventato il mio incubo totale. Appena in una strada vedevo lui, Mr. Shakedown, scappavo a gambe levate. Okay. Ma parliamo di Dark Souls, perché devo dire che si tratta di un gioco fenomenale. Parliamo soprattutto del primo, dal punto di vista del game design, del level design, ne abbiamo parlato più volte. Sì. Ma c'è una cosa che odiamo tutti, ragazzi, sono sicura che siate d'accordo in questo caso. Il demone capra. Non è tanto il demone capra, il primo incontro, insomma, come boss, no? Del demone capra. E non è neanche tanto il fatto che abbia due cani maledetti con sé. Allora, un po' sì. Un po' sì. Però è la zona in cui dovremmo combattere il demone capra, che è veramente circoscritta, molto piccola, e nella quale la telecamera fa quello che cazzo vuole. Non si capisce niente. Non si capisce una mazza, e noi dovremmo fare i conti prima ancora col gioco e poi col boss. Siamo d'accordo che imparando a conoscere il gioco, quindi conoscete poi l'arena più avanti, vi sapete muovere, sapete come ammazzarlo anche con pochi colpi, come affrontare i cani che arrivano all'improvviso, però nelle prime fasi, le prime run in Dark Souls, veramente questa boss fight è un incubo.
incubo. Oh ragazzi, c'è una cosa che non mi è andata giù di Super Mario, e parlo soprattutto di 3D World, ovvero la trasformazione in Mario gatto. Non lo so, la odio. Anch'io non la posso soffrire. Perché? Allora, è cringe nelle movenze. Sì, 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 tutto. Non vorrei usare questo termine, però lo è. È imbarazzante, imbarazzante. È imbarazzante. Sì. Ci sono tanti altri modi per arrampicarsi, perché proprio questo Mario gatto? Non so se siete d'accordo. Vabbè, comunque Mario gatto è proprio... Sì, è brutto. Basta, ragazzi, Mario. È brutto, ci fa schifo Mario gatto. Non più gatto. Basta. Parliamo di un titolo che a moltissimi non è piaciuto, ed effettivamente io ne riconosco i punti deboli. Mirror's Edge Catalyst. Tutto è più o meno fatto bene, le arrampicate, il parkour, eccetera, ma il combattimento è fatto malissimo. Sì. Soprattutto perché il personaggio protagonista non vuole uccidere nessuno, ok? Però la cosa avviene in una maniera abbastanza contraddittoria. Infatti, se diamo il calcio, il nemico si sbilancia, sbatte sulla ringhiera, e appena sbatte sulla ringhiera muore. Cioè, comunque li ammazza, Ma muore senza farla, cioè appena sbatte, anche se appoggia la ringhiera, e si accascia e muore, quindi fatto malissimo. Cadono giù. Non solo, è anche il sistema di combattimento fatto di calci e più o meno pugni, spinte, se così vogliamo definirle, è fatto molto male, sconfortevole, non appagante e in generale risulta parecchio ostico. Visto che da poco è uscito The Last of Us, è impossibile non citare le fasi stealth di The Last of Us 1, però attenzione, le fasi stealth erano fatte molto bene, ma c'era un elemento che distruggeva la poesia del momento, sì. Ovvero Ellie che si muoveva tutto il tempo, parlava a voce alta, spostava gli oggetti e non aveva senso, non era neanche coerente con il contesto, perché in teoria dovevate fare assoluto silenzio, altrimenti i clicker vi avrebbero sentiti. Tra l'altro andava anche in mezzo ai clicker. Sì. E correva fortissimo, si compenetrava anche con essi. È una cosa fatta un po' così, raffazzonata, che però si appellava al concetto di sospensione dell'incredulità. Ma un paio di ciufoli, perché poi sta cosa l'hanno risolta più o meno in The Last of Us Parte 2. Sì, perché i compagni in The Last of Us Parte 2 a volte si mettono in mezzo, ma molto meno rispetto al primo episodio, stanno un po' più indietro. Il primo Watch Dogs non ci ha fatto impazzire, abbiamo preferito il secondo episodio, che è migliorato sotto diversi punti di vista, ma c'era una caratteristica che inizialmente non sembrava male, ma era talmente tanto riproposta che ci ha scocciato, ovvero il minigioco del hacking. Era più una formalità e speravamo potesse impennarsi a livello di difficoltà, ma anche come livello di sfida potesse cambiare, essere più vario. Invece, tutto sommato, era un'evoluzione, una variazione sul tema, ma di un tema assai noioso, piatto, ridondante e frustrante. Quindi, non bene. Aspettiamo un Watch Dogs Legion. Sì. Lo aspettiamo tanto, che sembra una figata per moltissimi versi, e speriamo che non ci siano minigiochi così ripetitivi, così reiterati, così ridondanti e quindi frustranti, e anche con un livello di sfida come in Watch Dogs 1 parecchio blando. Assassin's Creed Odyssey ha preso piene mani da diversi altri giochi, soprattutto giochi di ruolo, e ha inserito anche le romance. Fin qui tutto bene, anzi sono contenta, mi fa piacere soprattutto perché possiamo scegliere il protagonista questa volta tra, sì, Cassandra e Alexios. Però ragazzi, ste romance sono fatte malissimo secondo me. Innanzitutto, se siete donne e amate gli uomini, le opzioni sono pochissime. Inoltre, le romance sono tutte troppo sbrigative, cioè ci conosciamo, dopo 2 secondi siamo già a letto e poi basta, addio, è finita. Alcuni addirittura rivelano il proprio amore, ma dopo pochissimi minuti, cioè basta fare una quest da poco, sì. E l'ho trovata veramente superficiale, imparagonabile rispetto ad altri titoli che hanno trattato l'argomento, come per esempio The Witcher o soprattutto i giochi di BioWare. Mass Effect e Dragon Age, sì, è vero, sembra un po' come se queste romance derivino direttamente da The Sims, in cui ok, parla, fai fighi. Attenzione ragazzi, segnatevi questo momento, se volete acquisite il video con, se avete Shadowplay, Alt, più F9, qualsiasi altra cosa, perché Midna sta per notare un difetto in Animal Crossing New Horizons. In realtà dobbiamo dire che abbiamo fatto un video intero sui difetti di Animal Crossing New Horizons. Esatto, che è comunque uno dei miei giochi preferiti di quest'anno, però una cosa che abbiamo odiato tutti ragazzi, siamo d'accordo su questo, l'evento di Pasqua. Oh. Pasqua si è tenuto un evento in cui dovevamo fare la caccia alle uova. Uova. Allora, in teoria doveva essere una cosa carina. Queste uova si nascondevano in varie parti del villaggio, quindi potevano essere in acqua, quindi potevate pescarle, arrivavano con i palloncini dal ogni cielo, ogni 2 secondi li trovavate nelle rocce. Il problema è che andavano a sostituire risorse importantissime, cioè voi volevate pescare lo squalo, per dire, non c'erano gli squali in quel periodo, però l'uovo, oppure arriva il palloncino, speravate, che ne so, l'uovo. Ecco, oppure non lo so, volevate prendere il minerale d'oro, l'uovo. Poi alla fine anche gli oggetti
gnocchetti craftabili con le uova non è che poi fossero così imperdibili, ma soprattutto ne potevate fare a bizzeffe. Sì, esatto, troppi. Considerando quante uova avreste trovato nel giro di pochissimo tempo. Sì, sono d'accordo, un evento che forse poteva essere fatto meglio. In generale, un piccolo appello a Nintendo, gli eventi di Animal Crossing New Horizons non è che siano tutto, anche il matrimonio, no? Vabbè, quello già era più carino, però, quello del museo. Signori, ovviamente ci sono tante altre cose che non ci piacciono, per qualcosa che invece ci piace tantissimo, come il videogioco. Quando troviamo questi difetti, non è che lo facciamo perché vogliamo e ci fa piacere parlare male dei videogiochi. No, ma semplicemente si discute più e del meno, ma soprattutto sono tutti elementi che nella maggior parte dei casi non vanno a inficiare più di tanto, tranne Mirror's Edge Catalyst, il gioco di cui fanno parte. Sono difetti in giochi che altrimenti, che comunque sarebbero belli. Ragazzi, noi vi ringraziamo e ci vediamo alla prossima. Ciao.